Radio.0 presenta Napoli Magazine. I fuochi d'artificio di Carmine Tascone. Beh, è vero che oggi dovevamo fare i fuochi d'artificio, insomma, che c'era qualche problemino così, però, insomma, non fateci mancare la base, insomma, perché oggi è giornata particolare a Napoli Magazine, perché venerdì 6 marzo 2015 è una giornata veramente molto molto particolare. Ma lasciatemi soltanto presentare, io sono Michele Sibilla, c'è Sebastiano Fericella al di là del vetro. Napoli Magazine è la trasmissione radiofonica dedicata al calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da napolimagazine.com, in onda da lunedì al venerdì, sempre dalle 14.30 alle 16 sulle frequenze di Radio.0. Perché oggi è una giornata particolare? Perché c'è qualcuno che oggi compie gli anni. E allora, siccome questo qualcuno è qualcuno di importante, no? Insomma, proprio veramente di quelli che contano, non uno così. E allora noi abbiamo deciso di presentarlo in maniera molto molto ufficiale, anzi, come si fa nelle cose serie italiane, partendo con l'inno nazionale. Tutti in piedi, mano sul cuore, perché ci vuole, quando ci vuole ci vuole, eh? Eccolo qui. Cantate pure se volete in onore del nostro direttore che oggi compie 30 anni. Buon pomeriggio, caro Antonio! Avrei preferito il ragazzo della curva B, oppure ho i video di Tavia, apprezzo indubbiamente l'idea e ti ringrazio. Grazie per questi auguri che sono già tantissimi. Sto provando a rispondere a tutti sui vari social network, è una cosa veramente un'onda difficile da gestire. Imbarazzante. Sì, sono fantastici perché sono più di 1000 iscritti, veramente provo a leggerli, almeno a spuntare, sai, col mi piace per ringraziare tutti, però è bello perché sono testimonianze di affetto che mi arrivano. Da ogni parte d'Italia e del mondo, non solo da Napoli, quindi io ringrazio tutti, un'età importante, ma è l'inizio di un grande futuro, quale sarà per tutti noi, quindi per quanto mi riguarda io riparto più forte che mai, poi ci vedrà. Caro direttore, però c'è una brutta notizia, io poi devo andare anche sul tempo reale, perché al di là sì, è il mio compleanno, 30 che anni, è brutta notizia che ci arriva da Castelvolturno. Perché? Perché Walter Gargano si è infortunato in allenamento. Ai. Quindi questo è uno stop che ci dispiace, perché stiamo parlando di un giocatore importante per gli azzurri, almeno 2 settimane di stop per El Mota, che ha avuto questo problema, e quindi lo evidenziamo. Hanno lavorato con il gruppo Insigne e Zuniga, differenziate terapie per Britos e Maggio. Domani altro allenamento di mattina, Napoli che tornava ad allenarsi proprio quest'oggi, un riscaldamento della squadra, si è divisa in 2 gruppi, poi lavoro atletico, corsa sul campo per chi ha giocato all'Olimpico mercoledì, mentre gli altri uomini della rosa hanno svolto lavoro tecnico-tattico e un'intensa partitina a campo ridotto. Per quanto riguarda Napoli-Inter, le scelte di formazione, Benitez ha chiesto ai suoi una prova di carattere, si riparte quindi da chi? Da Andukar tra i pali, da Maggio, Albiol e forse Gulam in vantaggio su Strinic in difesa, chiaramente Hiller al posto di Gargano infortunato e David Lopez, Callejon, anche se resta viva l'idea, Gabbiadini, Amsic e De Guzman in vantaggio su Mertens a sostegno di Gonzalo Higuain. Molti ci chiedono di Juan Zapata, resta una soluzione da sfruttare a gara in corso, e quindi poi vedremo quali saranno le scelte effettive di Rafa Benitez. Per il momento resta tutto molto in sospeso, con un pareggio sulle spalle che è arrivato sicuramente grande stimoli alla squadra di Benitez. Vedremo anche quali saranno le risposte in campo dei giocatori del Napoli, perché stiamo parlando, questa è una sfida importante da non sottovalutare e da non sbagliare, quindi
bisogna stare attenti, bisogna capire che di punti che sono stati persi tanti e che sinceramente perderne altri per strada non può essere tollerato, soprattutto perché ci sono state delle evidenti sviste, degli evidenti cali di tensione che poco ci piacciono. Assolutamente. Antonio, quindi praticamente Walter Gargano salterà anche l'andata di Europa League, no? Sì, almeno 2 settimane di stop ci dicono, quindi poi chiaramente sarà valutato in corso d'opera quanto accaduto, però ecco, per il momento non ci giungono notizie positive, vanno valutate come tali, ne prendiamo atto e speriamo che possa ritornare presto in campo e il Mota Gargano. Diciamo, Antonio, fortunatamente proprio mercoledì all'Olimpico si è visto un Hiller meglio rispetto alle recenti prestazioni, quindi insomma, se tanto mi dà tanto, Hiller Lopez dovrebbe essere la coppia di mediani. Assolutamente sì, quindi il Napoli riparte da questi due uomini e speriamo però ecco di riavere presto Gargano, perché sinceramente è un giocatore che a centrocampo sta dando un contributo notevole. Arbitrerà Rocchi di Firenze. Ah, il tuo amico Rocchi. Luca Rocchi di Firenze, amico di vecchia data, giocava a 3-7, no? Tanti anni fa. Costanzo e Mili, gli assistenti, quarto uomo Petrilla, arrivi di porta Gervasoni e Cervellera. Fischio d'inizio chiaramente domenica alle ore 20:45 per Napoli-Inter, una sfida da vincere. Pericoloso parlare di PlayStation però con Napoli-Inter, eh? Non c'è Walter, quindi mi sembra un voler, capito? Che ne so, ritornare sempre sugli stessi argomenti. Assolutamente. Anzi, noi facciamo sicuramente gli auguri, in bocca al lupo a Walter Gargano, perché con tutti i limiti del caso, però siamo perfettamente d'accordo con quello che affermava ieri proprio qui a Napoli Magazine Antonio Corbo, e diceva: con Gargano Lopez vale tre volte tanto, senza Lopez vale la metà, senza Gargano vale la metà. Quindi insomma è un giocatore che naturalmente dà ossigeno e ritmo anche al suo compagno di reparto, ma a tutta la squadra. Ma speriamo bene, insomma, speriamo che veramente insomma siano soltanto 2 settimane, che tutto possa andare per il verso giusto. Antonio, ti confermo che purtroppo c'è un problema per il primo ospite. Allora io direi di fare così: ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi. Ma anche aggiungere però altri dettagli che arrivano. Vai allora. No, vai. No, è chiaro che si parla di turnover. Potrebbe anche riguardare José María Callejón, anche se comunque non ci giungono notizie in tal senso, nel senso che con Rafa Benitez valuterà bene ciò che bisogna fare e gli uomini da mandare in campo contro l'Inter, perché di spazi ce ne saranno, perché l'Inter non è una squadra che si chiude in difesa, anzi se vuoi la possiamo anche andare a vedere la formazione, certo, vai. Scelta da Roberto Mancini, che a meno di grosse sorprese ha ancora un paio di dubbi che riguardano una difesa e un altro attacco, però più o meno dovrebbe essere questa la squadra che vedremo al San Paolo, 4-3-1-2 con Andanovic tra i pali, in difesa Santon, Ranocchia, Juan Jesus e D'Ambrosio, anche se per quanto riguarda gli esterni di difesa c'è la possibilità di vedere Campagnaro in campo sulla destra e Santon a sinistra, quindi con D'Ambrosio in panchina. Se sceglie D'Ambrosio invece Campagnaro va in panchina e Santon va a destra. Guarin, Medel e Brozovic a centrocampo, di qui non si scappa. Shaqiri dietro le due punte, che dovrebbero essere Icardi e Palacio, anche se c'è un ballottaggio con Podolski che riguarda Palacio. Staremo a vedere poi chi la spunterà, però al momento queste sono le notizie che ci giungono anche lì dalla Pimetina, dove si stanno allenando per questa sfida che chiuderà la 26ª giornata del campionato di Serie A. Una giornata che il Napoli deve sfruttare bene, anche perché, parliamoci chiaramente, il Napoli
e consapevole di dover reagire dopo lo scivolone di Torino, ed è anche consapevole che vanno visti gli altri risultati, e per altri risultati chiaramente mi riferisco a quello della Roma, che domenica è impegnata sul campo del Chievo a Verona e si gioca alle 15, quindi già sapremo quale sarà il risultato la sera. Potrebbe essere un dato positivo come potrebbe essere un dato negativo. La Juventus invece giocherà lunedì sera 9 marzo alle 21 in casa contro il Sassuolo, tra parentesi Juventus che è caduta dopo due anni in casa contro la Fiorentina, e poi qui anche questo è un discorso da valutare. Bravo Salano con la sua doppietta, certo, certo, a portare dalla parte viola la finale, la semifinale di Coppa Italia, e vedremo se poi riusciranno a spuntarla, anche se giocando in casa chiaramente col fattore pubblico possono anche, certo, riuscire nell'impresa. Si è infortunato Mario Gomez per i viola, quindi anche questo è un dato che non va trascurato, si spera di recuperarlo in tempi brevi. Poi per quanto riguarda invece le altre sfide di cartello, diciamo che la Lazio è impegnata con la Fiorentina, anche questa è una sfida interessante, no, che riguarda strettamente il Napoli, la zona, esatto, il Napoli è la zona terzo posto, perché la Fiorentina ha 42 punti, la Lazio ha 43, la Sampdoria ne ha 39 e giocherà con il Cagliari sabato alle 18, però diciamo 39 dovesse vincere, non è che poi inizia, cioè, ricordiamo che il Genoa, diciamo, l'interesse più vivo riguarda Lazio e Fiorentina, certo, magari un bel pareggio lunedì sera alle 19, un 1-1, che ne so, sarebbe un 0-0 pure ci va bene, non prevedo grossi gol, anche se poi magari poi finirà 3-3 e mi smentiranno. Per il resto, diciamo, questo è un turno che può riservarci qualche sorpresa che il Napoli può sfruttare, quindi staremo a vedere. Napoli Magazine. E rieccoci pronti a ripartire a Napoli Magazine, c'è Silver Mele. Ciao Silver, buon pomeriggio. Ciao Michele, buon pomeriggio a te e a quanti ci ascoltano. E allora, il Napoli riprende il cammino a Roma contro la Lazio in Coppa Italia. Primo tempo di sofferenza, secondo tempo sicuramente meglio, finisce 1-1 e insomma gli azzurri hanno un piccolo vantaggio per la finale di ritorno, che ricordiamolo si giocherà praticamente tra un mese nel martedì in Albis. Dall'altra parte invece la Fiorentina interrompe una serie lunghissima di imbattibilità interna della Juventus, vince 2-1 con questo Salah che insieme a Gabbiadini credo che siano stati i migliori colpi al mercato di gennaio, e insomma facendo un po' di statistica, un po' di percentuale, si profila all'orizzonte una nuova finale Napoli-Fiorentina. Sì, però bisogna essere cauti, perché certo, la Lazio ha dimostrato di essere un'ottima squadra e soprattutto io credo che il Napoli abbia chiaro nella testa la propria missione, non può assolutamente gestire i famosi due risultati su tre, la vittoria o anche il pareggio senza reti, perché la Lazio è una squadra che gioca al calcio, lo fa molto bene, che non avrà il carico di fatiche della competizione europea come invece accadrà per Roma, Fiorentina e Napoli, quindi bisognerà giocarla al San Paolo con grandissima attenzione, ma credo che questo sia assolutamente un concetto chiaro nella testa di Benitez e dei suoi ragazzi. La cosa più importante è il fatto che nel giro di pochi giorni il Napoli sia riuscito a scuotersi dopo il passo falso assolutamente inatteso in casa del Torino e abbia dato nuovi segnali, insomma una squadra che c'è, che tiene tantissimo alla Coppa Italia, perché poter rigiocare all'Olimpico, poi vedremo se sarà confermato l'Olimpico di Roma, ma credo assolutamente di sì, come sede della finale, rigiocare una rivincita contro la Fiorentina sarebbe una gran bella cosa, però è ancora tutto in piedi, chiaramente tra un mese scioglieremo tutte le riserve, di certo bisognerà gestire le forze, perché da qui in poi veramente il percorso sarà molto molto tortuoso e ricco di impegni. Assolutamente, ecco, io facevo riferimento un po' a quelle che sono le statistiche, le percentuali, diciamo che il Napoli ha un piccolissimo vantaggio, la Fiorentina sicuramente è più grande, ma sarebbe bello rigiocare questa finale Silver in un clima sicuramente più disteso e tranquillo, anche per onorare la memoria di Ciro Esposito. Assolutamente, hai fatto benissimo a rimarcarlo Michele, perché così giocarla
giocare una partita di pallone senza dover pensare ad altro, come invece purtroppo accade lo scorso maggio. Però attenzione, quando parli di percentuali stai attento a non farti ascoltare dai colleghi della RAI o da Tardelli. Assolutamente, vabbè, ma Tardelli ha ripetuto per tutta la partita: e Higuain è l'unico che può sbloccare, è l'unico che può, cioè, sembrava un disco rotto. Il collega Lollobrigida probabilmente avrebbe fatto meglio a seguire le orme del cognome importante. Ora non so se ha rami o vincoli di parentela con la grande Gina Lollobrigida, con la grande Lollo, però avrebbe fatto meglio a fare l'attore. No, perché ho avuto modo di conoscerlo. No, mi risulta di no, però francamente è stata una telecronaca inascoltabile quella di Lazio Napoli, veramente. Vabbè, ci tocca pagare il canone per legge praticamente, però veramente credo che chi sovrintende la RAI dovrebbe capire questo. Ma io faccio appello anche al nostro ordine, all'ordine dei giornalisti, perché credo che questo comportamento sia assolutamente poco professionale, ma soprattutto un comportamento che getta fango sulla categoria e non ne ha tra l'altro anche bisogno. Siamo già bravi noi siamo già messi malati, hai ragione a farlo da soli. Silver, hai detto bene gestire le energie, perché manca a farla apposta. Zacchete, t'arriva la tegola. Walter Gargano si è fermato e per 2 settimane non potrà giocare, e questa è una grave perdita, perché Gargano, con tutti i suoi limiti, è il giocatore che comunque dà ritmo, ardore al centrocampo partenopeo, e quindi è un'assenza importante. Sì, senz'altro, però è anche un carico di nuove responsabilità per Gökhan Inler, che a questo punto credo salirà nelle gerarchie. Già era in allarme per la partita con l'Inter, perché favorito rispetto a David Lopez. Ora ci aspettiamo l'Inler di grosse responsabilità, capace non soltanto di dare quantità, ma anche un pizzico di quelle geometrie che sono mancate talvolta al Napoli in mezzo al campo. Dispiace per Gargano, però Rafa Benitez è stato chiarissimo nell'ultima conferenza di Castelvolturno, quando ci ha spiegato un po' le cause dei passaggi a vuoto. Ha detto: sì, la spiaggia non è tanto lontana, ma da questo punto in avanti bisogna assolutamente limitare gli errori e i regali agli avversari, perché poi la stanchezza, il serbatoio va svuotandosi, il tempo per recuperare dalle fatiche è sempre minore, c'è il rischio di farsi male, e purtroppo è avvenuto con Walter Gargano, ma anche di perdere quella lucidità e quelle energie nervose che è conseguenza inevitabile delle grandi fatiche. Quindi questa è la grossa incognita, e fa bene Benitez a pretendere da questo punto in avanti che la squadra limiti gli errori, perché davvero non ci si può consentire di fare regali a nessuno, dal momento che c'è una bagarre che non ricordo negli ultimi anni per il secondo posto. Infatti io credo che dalla Fiorentina alla Roma siamo tutte dentro, e addirittura potrebbero esserci clamorosi ritorni delle due genovesi, perché è vero che il Genoa 36, ma deve recuperare col Parma, quindi virtualmente diamo 39, anche se poi abbiamo visto che il Parma, fin quando ha giocato, è riuscito anche a fare qualche scherzetto anche a squadre importanti, come ad esempio la Roma. A proposito di Hiller, Silver, due domande, o meglio, conforta la mia idea, se la pensi alla stessa maniera. Io l'ho visto meglio a Roma, soprattutto nel secondo tempo, e tra l'altro Hiller avrebbe la possibilità in queste 2 settimane anche come dire, di mettere in difficoltà Benitez nelle scelte, una volta che tornerà Gargano. Fermo restando che ci sarà spazio per tutti, perché ormai l'ho dimostrato con il suo teorema, con la sua teoria vincente, perché accolta benissimo anche dai giocatori. E questo è l'unico modo davvero per poter provare di arrivare fino in fondo ad una stagione alla quale riconosciamo già un grosso merito, perché siamo a marzo, Michele, e siamo in corsa su tutti e 3 i fronti. Chiaramente lo scudetto non lo consideriamo, perché credo soltanto un illuso o un folle avrebbe potuto pensare o credere ad un Napoli in corsa per il titolo all'inizio della stagione. Però essere lì in corsa per il secondo posto dopo una lunghissima rincorsa in Europa League e in Coppa Italia credo che sia già un grosso risultato, dimostrazione e ratifica sul campo della qualità del lavoro che è stato svolto. Quindi la linea è quella: il farà bene a rimboccarsi le maniche, perché credo che anche lui potrà essere protagonista da ora in avanti.
Gabbiadini e Higuain è una coppia imprescindibile in questo momento? Credo proprio di sì. Quello che piace ai tifosi è il fatto che continuino a mostrare la loro complementarità, perché il Pipì consegna dalla doppietta al Genoa dal 26 gennaio, quindi ha passato un mese di febbraio senza risultare. Possiamo provare soltanto ad immaginare la sua rabbia, anzi poi la vediamo, perché lui la sfoga in mezzo al campo. Però è un uomo incredibile, 5 assist in campionato, 1 in Coppa Italia, 1 in Europa League, e il Pirib è di un'altra dimensione. Ci mette vicino Gabbiadini, che ha avuto un approccio straordinario alla nuova realtà, che vede la porta come pochi, e allora ti viene da dire che questi due dovrebbero sempre giocare insieme. Però credo che anche Rafa lo sappia bene. A Torino lo aveva tenuto in panca per mandarlo poi in campo e incidere, aggredire la partita dopo aver fatto stancare il Toro, però i piani sono stati guastati dal braccio in difesa. E all'Olimpico è stato protagonista sin dal primo minuto. Vedremo ora come deciderà Benitez nel gioco dell'alternanza, se schierarlo dall'inizio contro l'Inter oppure ancora una volta a gara in corso. Per quanto riguarda invece la partita contro l'Inter, insomma, sarà ancora una volta, si rinnoverà ancora una volta un duello tutto particolare in panchina. Benitez da una parte, Mancini dall'altra, è un bel duello. E che partita ti aspetti, Silver? Una partita molto dura, secondo me, perché l'Inter è avviata dalla sconfitta della Liga con la Fiorentina, poi è un Inter che è cresciuta molto rispetto alla sconfitta in Coppa Italia. E singolare il duello tra Benitez e Mancini, ma il Mancini interista li ha sempre buscate da Benitez. Il bilancio è leggermente favorevole al tecnico spagnolo, considerando anche i precedenti in Premier League. Sono due vincenti, inutile dirlo, rimarcarlo, e credo che vedremo una partita molto simile a quella di Coppa Italia, una partita che potrebbe essere bloccata non per l'atteggiamento delle due squadre che cercheranno di vincerla la gara, però io mi auguro un Napoli molto accorto. Assolutamente diffido dall'Inter, che è una squadra che ha qualità e che può far male. Poi vedremo se sarà una partita Icardi, credo, certo, alla fine di sì. Anche questo un duello nel duello molto interessante, perché lui e Higuain sgomitano anche in testa alla classifica dei marcatori, quindi è un altro duello molto bello che spero di vedere. E tra l'altro, per chiudere, anche domenica c'è un incrocio pericoloso, perché manco a farla apposta le quarta e quinta in classifica, Lazio e Fiorentina, si affronteranno, quindi il Napoli, se fa appieno il suo dovere, potrebbe eventualmente approfittare di un risultato positivo tra le due. Poi è molto interessante vedere cosa farà la Roma per ora contro il Chievo. Certo, non, certo. Partita non è tutt'altro che scontata. Quindi, ma speriamo bene. Silver, come sempre, grazie, un abbraccio. Forza Napoli e a venerdì prossimo. Certo, Michele, colgo l'occasione per fare gli auguri al direttore. Noi abbiamo cominciato con l'inno nazionale, immagino. L'inno è ovvio. Oggi diventa maggiorenne? Sì, oggi compie 18 anni, sì. Oggi 18 anni per lui. Tanti auguri ad Antonio e un abbraccio forte a te, Michele. Grazie, Silver, un abbraccio. Ciao, a venerdì prossimo. Napoli Magazine. Rieccoci ritornati in diretta e riecco con noi il direttore festeggiatissimo per i suoi 18 anni. Auguri, ancora auguri, grazie, direttore. Grazie vive mele per gli auguri fatti poco fa. Antonio, vogliamo ricordare ancora una volta la notizia, purtroppo negativa, del giorno che arriva da Castelvolturno? Sì, è un infortunio a Walter Gargano che dispiace tanto, sarà fermo 2 settimane, è provato a contattare anche l'ufficio stampa del Napoli. Anzi, più che l'ufficio stampa, lo staff medico del Napoli, per avere qualche dettaglio in più. Lo aspettiamo, se lo avremo lo riporteremo in diretta. Certo è che queste 2 settimane di stop fanno male, perché era uno di quei giocatori che stava dando un contributo importante a questo Napoli, che è in un momento chiave della stagione. Contro l'Inter una sfida tutta da vivere. A questo punto diciamo con Goga Miller, perché mi sembra la scelta più ovvia. Poi non so se stravolgerà il centrocampo, c'è anche Jorginho a disposizione, che però non vive un momento di forma esaltante. Infatti. Staremo a vedere se le scelte cambieranno. Ed è con noi il collega di Canale 8 e direttore di 100%napoli.it, Paolo Del Genio. Ciao Paolo, buon pomeriggio. Ciao Michele, buon pomeriggio a tutti. E c'è naturalmente anche Antonio Perazzolo con noi. Poi, Antonio, ciao. Ciao.
Paolo, Paolo, la notizia del giorno è questa di Gargano, una tegola che fa male, no? Dispiace. Eh sì, perché soprattutto in questo momento che bisogna giocare tanto, a parte che Gargano in questo momento è un titolare, però poi anche per il discorso delle rotazioni, gli altri dovranno giocare tantissimo, e questi altri sono Lopez, super affidabile, Hiller in ripresa, e Jorginho che ora deve darsi una mossa. Paolo, a proposito di Hiller, tu hai detto giustamente in ripresa, anch'io l'ho visto in ripresa a Roma, quanto l'hai visto in ripresa? Abbastanza, cioè, se devo firmare affinché giochi sempre come ha giocato a Roma, firmo. Bene, bene, bene. Insomma, è confortante il dato. No, sì, su Roma non mi è piaciuto. Poi se gioca meglio sono contento, però insomma va bene anche come ha giocato a Roma. Perfetto. Paolo, facendo proprio un passo indietro e guardando la gara di Roma semifinale, Napoli che nel primo tempo effettivamente non aveva dato grosse risposte rispetto a quelle viste a Torino, poi la reazione pian piano è arrivata, ci va benissimo il pareggio in vista del ritorno. Sì, non ho capito, scusami, non si è detto bene la mano. No, è stata una prestazione esaltante, però tutto sommato il pareggio va bene, no? A Roma? Sì. Sì, sì. No, a me a Roma il Napoli è piaciuto molto. Napoli è piaciuto molto, è andato in svantaggio perché poi la Lazio ha qualità, ha fatto un bel contropiede e ci siamo trovati sotto, però già stava gestendo bene il Napoli, già era stato più pericoloso il Napoli. Non dimentichiamo la grande palla gol che ha avuto Higuaín. Poi le ho contate, ne sono state 8 alla fine, le palle gol pulite del Napoli contro 3 della Lazio, quindi a me è piaciuto veramente molto il Napoli, sia come qualità di gioco che come prestazione. Addirittura forse la cosa che meno mi è piaciuta è stato il risultato, perché ho pensato, vedendo il Napoli così, che la si potesse addirittura vincere. Paolo, a proposito della prestazione di mercoledì, hai parlato di Gargano titolare, quasi insostituibile, a questo punto credo che anche è difficile separare la coppia Gabbiadini-Higuaín. Ecco, scusami se sì. Ti interrompo, ringrazio il medico sociale del Napoli. Ah, benissimo, Nicola, abbiamo notizie fresche. Ci dice stiramento della coscia per Gargano, quindi almeno 2 settimane di scopo. Almeno 2 settimane. Ai noi. No, Gabbiadini-Higuaín è una coppia che sicuramente... Nel discorso tattico Benitez sta cercando di trovare gli equilibri, io ci penserei, una cosa importante, ma non ci penserei più di tanto, perché anche gli equilibri poi vengono in secondo piano rispetto alla velocità che hanno per gli avversari, quindi privilegierei il fatto che gli avversari sono costretti a stare con 10 occhi aperti, ci sono tutti e due, difficile che la partita finisca senza che nessuno di voi abbia segnato. Sul discorso Caglion, gli daresti la chance contro l'Inter domenica sera a San Paolo, oppure ti partiresti proprio da Gabbiadini? No, non è da escludere che possano giocare tutti e due. Per quelle che sono le scelte che fa normalmente Benitez, c'è sempre la possibilità che più ampia che giochino che non hanno giocato qualche giorno prima. Quindi, considerando che a Roma non c'erano all'inizio Callejon e Amsic, io direi che in questo momento sono sicuramente favoriti rispetto agli altri. E poi manca ancora un posto, e per quell'altro posto ci sono Mertens, Gabbiadini e De Guzman, e vediamo chi sarà scelto. Ecco Paolo, poi a proposito delle scelte da fare anche in difesa, ti aspetti delle varianti nuove, cioè nel senso, anche stando a quanto hai chiesto a Rafa Benitez nelle ultime conferenze stampa, eccolo, come l'hai visto? Secondo te valuterà la possibilità di variare degli elementi, oppure ripartirà poi dagli stessi uomini che abbiamo visto ad esempio a Torino? Perché tutto sommato quella sembrava la formazione titolare, no? Con le scelte dei più affidabili in quel momento. Ma hanno giocato molto bene Mesto e Brito, sta anche abbastanza bene l'ultima volta che è stato chiamato in causa Enrique, però io credo che l'unico ballottaggio sempre aperto per la partita di domenica, mi riferisco, sia Strinic e Gulam, mentre per maggio Albiol e Koulibaly non credo che ci siano sorprese, cioè giocheranno loro, così come Andukar ovviamente. Concordo in pieno
con Paolo Del Genio, che come sempre ringrazio per essere stato in diretta con noi. Paolo, un abbraccio forte, ciao, buona giornata. Ciao Michele, ciao. Grazie a Paolo Del Genio. Ricordiamo che canale 8 e 100%napoli.it. E buon pomeriggio al collega di Juli News, Livio Varriale. Ciao Livio, buon pomeriggio. Salve, buonasera a tutti voi, amici radioascoltatori. Come va? Tutto bene? Eh beh, siamo in collegamento. Siamo in collegamento. Direttore editoriale di Juli News. Io ti aspetto questa sera, onda azzurra, ore 21:30. Juli Italia. Juli Italia, esatto. No, no, ma l'Italia, chiaro. 19 del digitale terrestre, Sky 819, e poi c'è lo streaming su julinews.it. Per chi non ha né Sky né la televisione a casa, sicuramente avrà tanti figli. Livio, hai sentito della serie, come per dirla in italiano, l'invitato vuoi invitare? Ti aspetto su Juli Italia, cioè è stato lui a dire ti aspetto su Juli Italia. Cioè guarda, questo direttore. Ormai di casa, Livio. Questo direttore è proprio. Devo dire che innanzitutto dovevo iniziare questa trasmissione così come abbiamo incominciato la nostra. Appunto quando c'è stato il festival di Sanremo, concedetemi due secondi. Happy birthday Petra, happy birthday Suolo, happy birthday Petra Suolo, happy birthday to you. Guarda, momenti indimenticabili di radio. Io ringrazio Livio, però un tema che affronteremo anche stasera, caro Livio, a Onda Azzurra. Ricordiamo 21:30 fino alle 23, linee aperte, ci divertiremo come sempre. Ho avuto anche modo di rivedere una replica notturna più o meno alle 4 del mattino, dove veramente ci punzecchiamo amabilmente. Orario normale per Antonio, qualcuno sì, può... un orario normale perché qua... Vabbè, ma tu sai che io sono sempre attento a tutte le nostre cose, no? Quindi ho modo di valutare e ci punzecchiamo sempre amabilmente. Parlavamo di Gargano che si è infortunato. Ringrazio di nuovo il medico Alfonso De Nicola che mi ha aggiornato sul problema avuto da Walter Gargano, stiramento della coscia, starà fermo almeno 2 settimane, quindi un'assenza che pesa questa. Ma sicuramente il Napoli senza il mio capitano morale sarà un Napoli molto più attento alla fase difensiva e ovviamente forse poco efficace nella fase offensiva, perché quando viene meno il pilastro del centrocampo già risicato del Napoli, visto che giochiamo con 2 centrocampisti, i nostri attaccanti di fascia, le nostre ale, diventano centrocampisti, e questo è un danno, devo dire la verità, un po' per tutto il gioco della squadra, a meno che il mister non decida di rafforzare il centrocampo a 4 o almeno a 3, ma queste, ecco, sono logiche che lasciamo al nostro maestro Benitez, maestro non so di cosa, però speriamo bene perché il Napoli in questo momento perde il suo giocatore vitale, l'unico filtro, e questo è triste dirlo, che appunto tra la fase difensiva e la fase offensiva, seppur abbia tantissimi limiti nella impostazione del gioco, ma sicuramente Inler e Giorginio riusciranno a sopperire a questa mancanza. Livio, a proposito, ecco, probabilmente richiede più Iller che Giorginio, sì. Stando alle indiscrezioni che ci arrivano da Castelvetturno. Anche se sembrava dovesse stavolta riposare Davide Lopez proprio per Iller, ma a questo punto credo che lo spagnolo sarà costretto agli straordinari. Livio, a proposito di Iller, come l'hai visto a Roma? No, io Inler non lo vedo più, quando lo vedo mi intossico, ragazzi, vi chiedo scusa, so no, che no, sono forse poco viva la sincerità. Diplomatico, no, ma perché? Ma è un giocatore che io non purtroppo non sopporto più, non è un giocatore che mi piace, non è un giocatore che quando è sotto pressione, e lo dico sempre, forse perché è fuori ruolo, non riesce a dare sicuramente il meglio di sé, né tantomeno nella fase di impostazione del gioco. Ed infatti l'Irler buono che abbiamo visto lo abbiamo visto quando la Lazio è scemata dal punto di vista della condizione fisica, però che dirvi, non sarà Inler a salvare il Napoli, sarà Benitez a rafforzare il centrocampo dicendo come fa di suo solito che lui non cambia modulo, ma poi se vedete De Guzman fa il terzino, Calderon fa sempre il terzino, e quindi poi alla fine un 4-2-3-1 falsato da queste ale che si comportano più da centrocampisti che da ale. Quindi io devo essere fiducioso sicuramente perché sono un tifoso del Napoli, però ecco, dal punto di vista giornalistico questa assenza di Gargano
forse la sentiremo e l'avvertiremo molto, davvero tanto. Ecco, invece per quanto riguarda l'incontro che c'è stato ieri al Circolo Canottieri tra De Laurentiis, Malagò e De Magistris, si è parlato di stadio, tu eri presente, cosa hai potuto raccogliere lì? Ma credo che nella nostra trasmissione Onda Azzurra, Antonio, abbiamo detto sempre, diciamo, con la massima chiarezza, trasparenza, senza offendere nessuno. Il presidente non ha i soldi per affrontare un investimento come quello del San Paolo, a maggior ragione se i risultati anche quest'anno saranno deludenti, essendo deludenti non la vittoria di una Supercoppa che fa sempre piacere, l'ennesima vittoria di una Coppa Italia che è davvero inutile se non per mettere una coccarda a Benitez, ma diciamo che abbiamo bisogno di fare cassa. E la cassa come la fai? La fai semplicemente o arrivando direttamente al secondo posto e quindi mettendo anche con le spalle al muro il presidente già da giugno nell'effettuare acquisti, oppure vincendo l'Europa League, che così allo stesso modo il presidente viene messo sempre con le spalle al muro, perché sa che la Champions League l'anno prossimo sarà sicuramente uno degli obiettivi sul quale il Napoli dovrà puntare. Detto questo, io comprendo il disagio che ci può essere, però lo stadio San Paolo è uno stadio che, secondo la concezione del calcio inglese, è uno stadio che non dovrebbe esistere proprio sulla faccia del pianeta. Io ci sono affezionato, è uno stadio che va abbattuto e va ricostruito, non ci sono i tempi, non ci sono i modi, la pubblica amministrazione ha un interesse pubblico su quello stadio e fino a quando non vengono cacciati i dindini, questo interesse pubblico rimarrà un interesse pubblico. Quindi io comprendo le aspettative di De Magistris nel preservare l'utilità pubblica dello stadio, quindi fare concerti per far fare cassa al comune, continuare a dare la disponibilità della pista d'atletica, la tanto odiata pista d'atletica. L'unica cosa che invece i giornali, tutti noi, non abbiamo portato con molta enfasi, che è stata proprio la dichiarazione di De Laurentiis riguardo i tifosi napoletani. Ecco, non ci aspettiamo che costruiamo uno stadio ex novo, spendiamo 300 milioni di euro, 400 forse per uno stadio da 50.000 posti, togliamo la pista d'atletica, togliamo il fossato, facciamo i bagni in ceramica, di Capodimonte, e poi ovviamente ci troviamo dinanzi a una tifoseria che non ha rispetto poi della struttura alla quale viene assegnata, della quale poi usufruisce pur pagando il biglietto. Ma pagare il biglietto non significa però distruggere i servizi igienici e tantomeno imbrattare i muri o togliere, strappare i sediolini dal loro posto. Detto questo, questo è un passaggio che secondo me merita attenzione, perché non è che De Laurentiis ha offeso i tifosi napoletani, ma forse secondo me noi non siamo pronti come popolazione ad avere uno stadio così british. Spero di vedere uno stadio nuovo da 400 milioni di euro e di essere smentito, ma se esiste la fossa stile Colosseo a San Paolo, un motivo ci deve essere, quel motivo il presidente l'ha individuato per bene, come direbbe Di Pietro, ci ha azzeccato con quella sua dichiarazione. E quindi se si deve fare un intervento da 20 milioni, anche questi 20 milioni possono essere a fine stagione pesanti sulla gestione del bilancio del Napoli, perché se non raggiungiamo i due obiettivi, uno dei due obiettivi, secondo posto o ovviamente la vittoria dell'Europa League, sappiate che quest'anno il Napoli chiuderà col bilancio giusto e non so come la prenderebbero la Filmauto. Detto questo, la responsabilità daremo a vedere. Livio, nel frattempo io ricordo l'appuntamento di questa sera, non perdete, anche perché questa sera noi abbiamo lanciato un sondaggio forte che già sta riscuotendo tantissimi commenti, condivisioni e like sui social, e quello appunto tra destinare o meno in panchina uno o tutti e due tra Amsic e Callejon. E devo dire che c'è stata una splendida reazione da parte, diciamo, degli internauti, con la
con risposte davvero variegate. Non vi voglio svelare l'esito, diciamo, non voglio darvi gli exit poll, ma al momento ti dico 597 mi piace, 100 commenti e 16 condivisioni, quindi quindi siamo rovinati, Petrazzuolo, veramente siamo rovinati, già solo se vogliamo leggere 100 commenti finisce la trasmissione, quindi ne parleremo stasera a Onda Azzurra dalle 21.30 alle 23, Giulia Italia, sottoscritto, grazie Raffaella Giuliano, Livio Varriale chiaramente, e poi ci sarà Lucio Pengue, anche Max Giannini ospite in studio, condotto da Lucio Pengue. Cosa dire? Sky 819, giulinews.it/streaming, canale 19 del digitale terrestre. Seguiteci, un abbraccio Livio. Ciao Livio. E forza Napoli. Ciao. Sempre. Napoli Magazine. Eccoci pronti a ripartire, caro Antonio, lo facciamo con il maestro Rosario Pastore. Ciao Rosario, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi tutti. Mi te aspetta, prima di continuare questa chiacchieratina, permettimi, consentimi di fare gli auguri di compleanno, il buon compleanno al nostro giovanissimo direttore. Neo diciottenne. I miei auguri temporalmente arriveranno tra gli ultimi, però come intensità sono tra i primi. Antonio. Assolutamente, non ho dubbi, però non sono arrivati tra gli ultimi, caro Rosario, perché sei sempre preciso e puntuale, quindi io ti ringrazio sempre, perché no, vabbè, sono straordinario. Vabbè, sono tutte cose che meriti, Antonio. Senti, poi volevo parlare immediatamente di un'altra cosa, se mi consenti. Vai, Rosario. Ed è di un articolo che ho letto stamattina attraverso la segnalazione di Maurizio Giovanni e di Gianluca Spera, si chiama Un paese di idioti, è stato pubblicato dalla Domenica News, che è un giornale online ovviamente, e parla di quello che è successo a Roma l'altro ieri con i cori dei laziali. Si chiama Un paese di idioti ed è giusto, perché io gli aggiungerei è scritto benissimo tra altre cose, con termini estremamente efficaci, mi aggiungerei una piccolissima cosa, è un paese di idioti da parte di quelli che hanno imparato quei codici, ma è anche una dimostrazione che c'è un'associazione a delinquere, perché se vengono consentite queste cose vuol dire che qualcuno le consente. Assolutamente d'accordo Rosario, ma sai benissimo, insomma, io ripeto quello che sto dicendo, quando a Roma accadono delle cose con lo Stato Maggiore della politica italiana e non solo presente, ma cosa possiamo aspettarci? Sì, ti ho letto Michele, ma io direi questo, che cosa possiamo aspettarci? Ma perché? Io mi chiedo ancora perché il primo provvedimento che è stato preso il nuovo presidente della Federcalcio Italiana, Tavecchio, è stato quello di depenalizzare queste manifestazioni oltraggiose nei confronti di un'intera città, di un'intera popolazione, che come dice giustamente Spera, è una popolazione che potrebbe insegnare tantissime cose, potrebbe insegnare la civiltà a chiunque, e specialmente a chi ha scambiato il bidet trovato nella Reggia di Caserta per un qualcosa di spiegabile a forma di violino. Ma tornando invece al calcio giocato, a quanto abbiamo visto nel match d'andata, la semifinale dell'Olimpico, un Napoli che ha reagito dopo lo schiaffone griffato Felipe Anderson Miroslav Klose e torna a casa con un pareggio che ben fa sperare per quello che sarà la sfida di ritorno a San Paolo l'8 aprile. Io però adesso direi anche di fare poi un passaggio importante, caro Rosario, perché si è infortunato Walter Gargano, quindi per forza di cose per questo stiramento alla coscia dovrà stare fermo per almeno un paio di settimane, anche grazie alle news datemi dal dottor Alfonso De Nicola. È chiaro che questa è un'assenza che pesa, e domenica sera a San Paolo contro l'Inter ci sarà questa sfida importante, è chiaro che toccherà Gocanilla. Certo che l'assenza di Gargano sarà molto grave per quanto riguarda Napoli, che però ha potuto sopportare per mesi interi l'assenza di un altro grandissimo, anzi del più grande di tutti secondo me, che è quello, io parlo dei giocatori del Napoli, Napolitani, Mirazzi,
di Insigne. Abbiamo potuto sopperire a questa assenza, cercheremo di sopperire all'assenza di Gargano, ma permettimi di dire anche che sì, è stato preziosissimo il pareggio contro la Lazio, anche perché ci consentirà di giocare in un altro modo, di affrontare in un altro modo la partita di ritorno con i laziali. Però il primo tempo non mi è piaciuto. Nel primo tempo il Napoli ha lasciato troppo spazio alla Lazio, c'era in campo una sola squadra, secondo me una squadra degna di questo nome, che si chiamava Lazio. Per fortuna abbiamo un Gabbiadini in squadra che risolve certe situazioni intricate e che anche questa volta ci ha tirato fuori dei guai. Però ti ripeto, non sarei così ottimista per quanto riguarda il superamento di certe situazioni. Il Napoli del primo tempo contro la Lazio purtroppo mi ha ricordato moltissimo il Napoli recente che abbiamo, non, ecco, il Napoli di Torino, che ti ha fatto arrabbiare tantissimo. Purtroppo sì, il primo tempo ci ha fatto arrabbiare tantissimo a Napoli di Torino, ma a me personalmente ha fatto arrabbiare tantissimo anche il primo tempo non giocato contro la Lazio. No, è così, sono d'accordo con te, Rosario. In effetti non è possibile poi ammettere certe pause, soprattutto perché Napoli adesso è un momento chiave della stagione, te la deve giocare con impegno, con carattere, con grinta. E allora io ti chiedo, Napoli-Inter, sfida importante per gli azzurri, faresti riposare Callejon oppure pensi che Benitez punterà di nuovo sullo spagnolo con Hamsik e De Guzman, quindi lasciando in panchina Gabbiadini? Ascolta, forse per me io Gabbiadini lo metterei subito e in ogni partita e per tutta la partita. Callejon ha bisogno di riposare, ha bisogno di stare un po' fuori e si è visto anche l'altro ieri. Benitez ha cercato ancora una volta di recuperarlo, di fargli rendere qualcosa in campo. Purtroppo continua a essere la brutta copia del Callejon che conoscevamo e di quello che abbiamo ammirato l'anno scorso e anche all'inizio di questa stagione, di quello che segnava gol a Grappoli, poi improvvisamente si è formato. Un discorso che vale anche per Hamsik. Abbiamo in campo, io non capisco perché, scusami, passo un altro. Non capisco perché con un terreno così pesante come l'altro ieri, come quello dell'altro ieri, non si sia schierato Zapata sin dal primo minuto. Era un giocatore adattissimo per quel tipo di terreno, con il suo fisico, beato lui, così poderoso, che poteva farci comodo. In ogni caso è inutile ritornare su questa partita. La tua domanda era molto chiara, la mia risposta è che con riposi giochi Gabbiadini, che merita di giocare e che ci sta tirando un sacco di castagne dal fuoco. Quindi guai a separare la coppia Higuain-Gabbiadini. Ma secondo me Higuain-Gabbiadini si completano perfettamente. Ne abbiamo parlato già altre volte, mi pare. Io non sono di quelli che, d'accordo sui ragionamenti, i due giocatori assieme sono incompatibili. No, perché quando si sa giocare, si sa giocare. Gabbiadini e Higuain insieme possono giocare perfettamente, perché non sono poi, tra le altre cose, giocatori che in qualche modo si tolgono spazio l'uno all'altro. Esatto. No, perfettamente d'accordo, come sempre, con Rosario Pastore, che io ringrazio. Come sempre. Rosario, però, giusto un inciso finale, quando dici lo stesso discorso vale per Marek Hamsik, nel senso che lo vorresti più pimpante, no? Sì, ma io vorrei anche... Hamsik è un giocatore a noi tutti molto caro, c'è poco da dire. Un giocatore che ci piace, un giocatore che si è attaccato a Napoli, alla maglia, lo ha detto altre volte, tante volte lo ha dimostrato pure. Al momento non è l'Hamsik che conosciamo, quindi se Benitez ha in mano altre soluzioni, ben vengano. Per carità, ora deve affrontare questo forfè di Gargano, che sono d'accordo con voi, è molto grave. Però ecco, non possiamo continuare a
a schierare giocatori che poi possono essere di peso per l'economia della per il gioco della squadra. Benissimo, chiaro come sempre. Rosario Pastore, grazie mille. Ricordate anche la sua ultima produzione, cioè il bellissimo libro che racconta la storia del Napoli 30 anni con il cuore in mano, da Maradona a Gonzalo Higuaín. Grazie Rosario, un abbraccio. Ciao Rosario, un abbraccio. Grazie, grazie a voi tutti, arrivederci. Grazie, grazie a Rosario Pastore. Buon pomeriggio a Biagio Izzo. Ciao Biagio, buon pomeriggio. Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi, come va? Biagio, che brutta notizia questa di Walter Gargano, che si è fatto male, si lamenta alla coscia, dovrà stare fermo 2 settimane, non ci voleva. No, mezzo, sempre così, quando Insigne cominciava ad andare bene si è fatto male. Adesso Gargano, che aveva trovato veramente una giusta collocazione, cioè siamo dispiaciuti, però il mondo del calcio è fatto di queste cose, succedono, possono accadere. È accaduto purtroppo a Gargano, uno dei più in forma, forse più concreti, quello che ci serviva a Napoli. Ci ha piaciuto onestamente. Ecco Biagio, ma tu adesso a chi daresti fiducia? Iller come sembra, oppure proveresti qualcun altro? Perché David Lopez per forza di cose deve giocare, poi c'è la possibilità Jorginho, che però nelle ultime prestazioni non è che ha fatto vedere cose interessanti, quindi per forza di cose tocca a Iller. Questa è l'occasione giusta per Jorginho, Iller, perché dovrebbero dimostrare che si lamentano, che non giocano. Dimostrare che sono all'altezza della situazione e che riescono a sostituire Gargano. Sarà difficile, perché Gargano, sappiamo il gioco che fa, un improntizio, un pallone, una che si sta attaccata alle caviglie, aveva trovato anche una quadratura, cominciava a ragionare. E, insomma, adesso Iller e Jorginho non sono due giocatori di niente, insomma sono giocatori di valore. Adesso hanno l'occasione per dimostrare il loro valore, ma saremo a vedere quali saranno le scelte di Rafa Benitez. Ma qui non possiamo mai fermarci, perché mercoledì si è giocata la semifinale d'andata, dopo il gol di vantaggio della Lazio il Napoli è riuscito a pareggiare grazie a chi? Alla premiata ditta coppia Higuaín-Gabbiadini. Tu li confermeresti facendo riposare, che so, magari Callejon, oppure pensi sempre che sia una possibilità da valutare a gara in corso questa? Ma io addirittura io vedrei Gabbiadini alle spalle di Higuaín, non a destra nel ruolo di Callejon, non lo so, io vedo tipo una mezza punta, una punta, insomma, a Gabbiadini vedrei molto bene alle spalle di Higuaín, però sono cose poi decise chiaramente l'allenatore, però io dico che uno come Gabbiadini, visto le condizioni in questo momento, io lo farei giocare, non lo terrei sicuramente in panchina, questo di sicuro. Poi la posizione in campo la decide sicuramente l'allenatore, ma è uno di quelli che lo farei sicuramente giocare. Assolutamente d'accordo. Biagio, per quanto riguarda invece i soliti signori che urlano, insultano Napoli e i napoletani, come possiamo rispondergli? Oramai c'è, ripeto, a me dà fastidio il fatto che nessuno faccia nulla. Ancora che bisogna rispondere. Io risponderei più a quelli che non prendono proprio il modo, in effetti. No, io risponderei anche io, come si fa a rispondere? Ma scusate, ma se a queste cose si viene a dire che non si devono chiedere gli stati per queste cose, allora vuol dire che, visto che non danno importanza a questa cosa, cosa vuoi che noi dobbiamo fare le vittime, dobbiamo passare per quelli che ci offendiamo? Siamo superiori a queste cose, ormai sono superati, siamo molto più, siamo orgogliosi di essere terroni, siamo orgogliosi della nostra terra, quindi che fanno questo lo fanno per paura, perché te non è il Napoli, la squadra, quindi sappiamo che vengono da queste cose qui, perché io giro l'Italia e nessuno mai mi ha detto faccia terrone, magari lo penso ma non me lo dicono. Evidentemente nel calcio si accusa, si attacca quando si ha paura, si è preoccupati, quando una squadra attacca viene fischiata in quel modo per cercare di demoralizzare i calciatori. Viene da questo, lo facciamo paura ragazzi, siamo importanti, capovolgiamo la situazione, cerchiamo di trarre dei vantaggi da questa cosa, non facciamo le vittime a dire ma si offendono,
ma voglio dire, offendere, da quale pulpito arriva la predica. Io mi offenderei se tu o un amico caro mi dicesse questa cosa, ma da queste persone contano veramente come due di picche. No, d'accordo con te, in effetti personalmente non mi hanno mai toccato questi cori, mai lo faranno, cioè non credo che nessun napoletano si senta realmente colpito quando urlano contro il Vesuvio o quant'altro, si dovrebbero semplicemente vergognare, perché sono cose che per nostra cultura, Biagio, cioè, io da quando sono nato, sono nato napoletano e sono napoletano, non mi è mai venuto, non so, di urlare milanese, che ne so, eccetera eccetera, quindi questo già ci distingue da chi invece va allo stadio, e anziché dire magari ci può stare chi non salta il napoletano, ma perché questi sono cori che fanno parte del calcio, però poi arrivare a implorare l'eruzione del Vesuvio o quant'altro poi si eccede, perché significa che non hai una cultura, non hai delle basi solide su cui è fondata la tua esistenza, e sei una persona povera d'animo. Fortunatamente invece noi siamo ricchi perché siamo napoletani. Bravo, siamo orgogliosi di essere napoletani, questo è, e siamo una squadra forte che negli ultimi anni, che se ne dica, siamo nelle alte sfere del calcio che conta, incominciamo a includere preoccupazione e paura, e questo giustamente porta queste persone che sono degli emeriti ignoranti, sono, ma insomma è diventato un luogo comune adesso andare allo stadio e dire Vesuvio, pensaci tu. Ma per esempio, io non, ripeto, non vorrei fare la vittima, non vorrei passare, siamo andiamo a testa alta, orgogliosi di essere napoletani. Sono loro che hanno qualche problema nei nostri confronti, ma noi li guardiamo, non ti curare di loro, ma guarda, assolutamente. Viaggio, per chiudere, c'è Napoli-Inter, ti aspetti ancora Gabbiadini, Caglione che riposa, ti aspetti Marek Kamsic un po' più scetato, nel senso che deve essere un attributo un po' più tosto, no? In mezzo al campo, soprattutto perché adesso non si scherza e ci sono quelle squadre che alle nostre spalle che prestano, ci sarà anche la sfida tra Fiorentina e Lazio, la Roma va a Verona contro il Chievo, e quindi attenzione, il Napoli non deve sbagliare più. No, bravo, ormai non dobbiamo più sbagliare, ti dico la verità, questo Napoli mi sta piacendo sempre meno ultimamente, dal Torino, anche in Coppa Italia, non è che mi ha entusiasmato, dico la verità, però forse anche si comincia la stanchezza, siamo a marzo, nel momento cruciale del campionato, vedi gli infortuni si incominciano a far sentire, è chiaro che il Napoli deve trovare la giusta misura per cercare di non sbagliare, di non perdere colpi. Secondo me questo Napoli può affrontare questa Inter, la possiamo anche battere, sicuramente ne sono convinto. È chiaro che in questo momento io non farei strategie di politiche, ma farei giocare veramente chi sta bene per andare in campo, ma al di là di Miller, Giorginio o quant'altro. Ma sicuramente se io fossi allenatore in questo momento mi guarderei bene le forze, le energie dei calciatori, per chi sta bene durante la settimana io metterei in campo. Visto e considerato che il modulo comunque rimane sempre quello, che non va a stravolgere niente, sarei abbastanza tranquillo. Però è chiaro che mi aspetto un Napoli sicuro di sé, un Napoli forte, determinato. Certamente non voglio il Napoli di Torino, non voglio il Napoli del primo tempo con la Lazio, assolutamente. Voglio un Napoli del secondo tempo del Torino, voglio un Napoli del secondo tempo con la Lazio, un Napoli determinato e cosciente che può battere questa Inter. Viaggio, grazie sì. come sempre. Vabbè, ragazzi, Viaggio, ma sei sempre in giro, in tour? No, adesso finalmente sono arrivato a Napoli, adesso ho Foggia, un po' di province, e poi dal 13 di marzo sono al Teatro Augusteo fino al 29 di marzo. Radio 0. Napoli Magazine. Eccoci pronti al gran finale, come diceva Antonio Petrazzuolo, attenzione al vento, ma noi comunque voliamo lo stesso, con Pino Batman Taglialatera. Ciao Pino, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, ciao Michele, come stai? Tutto bene, anche perché siamo in festa, perché oggi il nostro caro direttore è il caro direttore, compie 30 anni, quindi insomma... Quindi... gli auguri, stamattina ci siamo sentiti con gli auguri. Stiamo festeggiando alla grande. Una telefonata davvero gradita, quella di Batman, che si conferma signore, ma non c'erano dubbi. Caro Pino, dimmi che qui questo Napoli contro la Lazio
ci è piaciuto a metà, nel senso che ha avuto una bella reazione, però il primo tempo non è stato proprio dei migliori, ricordava un po' quello di Torino, però fortunatamente è riuscito a recuperare le sorti dell'incontro. Questo pareggio ci sta bene in vista di quella che sarà la finale. Poi parleremo anche di questa brutta tegola che è caduta sugli azzurri, perché nell'allenamento di oggi si è fatto male Walter Gargano, stiramento alla coscia, quindi starà fermo per almeno 2 settimane, e al suo posto con ogni probabilità ci sarà Gökhan Iller, e poi Napoli-Inter, insomma una settimana ricca di eventi. Ma diciamo che il risultato è ottimo, quello di Coppa Italia, perché è sempre una semifinale, poi giocare contro la Lazio in questo periodo, anche contro il Torino, questo periodo non è semplice, sono due squadre che non ti fanno esprimere al meglio, ma hanno due allenatori molto in gamba, sanno praticamente anche loro far giocare bene le proprie squadre, e soprattutto cercano di limitare la forza della squadra che incontrano. Quindi delle volte dobbiamo un attimino anche pensare che quando scendi in campo ci sono gli avversari, e dare anche dei meriti agli avversari, e non sempre distruggere il Napoli, no? Perché sento spesso critiche esagerate nei confronti del Napoli. Certo, perdere a Torino uno non se l'aspettava, non si voleva, però nel calcio c'è anche questo, ci sono anche altre squadre. E quando una squadra poi ti chiude, ti gioca meglio, magari ti gioca su delle situazioni che noi che abbiamo fatto calcio, che siamo stati in campo, sappiamo molto bene, non c'è bisogno poi di creare l'allarmismo che quando il Napoli perde. A me sinceramente questa depressione delle sconfitte del Napoli non mi piace, non mi piace, perché c'è poi dopo un'esaltazione quando si vince. E non so, leggevo anche qualcuno, diceva che sia 4 volte in questi anni che ci sta, in questi 2 anni di Benitez, c'è gente che è salita e scesa dal carro di Benitez. Allora quando si vince è buono, quando si perde non è buono, cioè decidiamoci. Quindi è così, il calcio è così, c'è anche una sconfitta, ragazzi, non è la fine del mondo, alla fine si tirano sempre le somme e si fanno i conti. Io penso che Napoli fino ad oggi, tutto quello che doveva fare, a parte il mancato passaggio della Champions, penso che Napoli sia in linea per quello che erano i programmi di quest'annata. Il terzo posto che praticamente ti potrebbe anche permettere di raggiungere ancora la Roma, c'è ancora tempo, c'è ancora lo sconto diretto, e quindi ci sono ancora partite. In Europa League il Napoli sta facendo molto bene, e in Coppa Italia in semifinale la prima è andata abbastanza bene, adesso aspettiamo il ritorno. Quindi secondo me è un Napoli che a me personalmente mi soddisfa. D'altronde c'è gente, giustamente i tifosi, che si lamentano i tifosi è giusto, ma quando sono le critiche da parte di chi addirittura è stato anche in campo, di chi scrive da anni di calcio, sinceramente sono tutte da interpretare in un modo diverso, secondo me. Comunque va bene così, l'importante è che Napoli è vivo, il Napoli c'è, il Napoli è una grande squadra, secondo me. A me piace il suo allenatore, voi lo sapete benissimo che io per Benitez ho un'ammirazione particolare, quindi forza Napoli, e soprattutto forza Benitez, e forza Cile praticamente più avanti possibile anche in Europa League, perché non sarebbe male magari pensare una finale in Europa League, no? Assolutamente. No, magari sarebbe fantastica una finale di Europa League, magari anche vincerla, perché no? Sì, però non andiamo oltre. Sì, no, non andiamo oltre con i sogni, poi magari più là ne riparleremo. Certo. Guardando invece ai giorni nostri, Napoli-Inter, tu come la vivevi? Ma Napoli-Inter è una bella partita, sono quelle partite che si preparano da sole, perché l'Inter è una squadra, un grande blasone, poi secondo me è molto più pericoloso da quando è arrivato Mancini, perché Mancini sa fare calcio, a me piace, un grande allenatore, e soprattutto perché ci sono dei giocatori che lui ha praticamente messo in moto, quindi a me piace, è una buona squadra. Ovviamente il Napoli non deve mai temere nessuno, rispettare tutti,
tutte le squadre, può fare molto bene contro l'Inter. Sai che sono scaramantico, non dico altro, però Napoli se gioca come sa e come abbiamo sempre detto, soprattutto di questi appuntamenti importanti, difficilmente Napoli non li prende non sul serio, quindi sono convinto che farà una grande partita. Però dall'altra parte c'è una buona squadra, l'Inter, che sinceramente da quando c'è Mancini a me piace molto di più di quando c'era Mazzarri. È molto più pericolosa, ha molto più soluzioni probabilmente, anche perché forse ha anche qualche giocatore in più rispetto a Mazzarri. Ma quello sicuramente a Mancini. Eccolo, subito vedi Pino, l'innamorato di Mazzarri che c'è Michele. Volete far parlare? Assolutamente. Rispetto per Mazzarri, che è un ottimo allenatore, lo ha dimostrato su tutti i campi, ci mancherebbe. Però ecco, Mancini ha qualche soluzione in più sicuramente. Mazzarri conosciamo qual è il suo modo di giocare. Mancini, secondo me, anche il fatto che è stato parecchio all'estero, ha un bagaglio di esperienze sicuramente migliore di quello di Mazzarri. Però a noi non ci interessa Napoli, Benitez. Ecco, a proposito del Napoli, adesso dovrà fare delle scelte. Caglione non è che vive uno stato di forma eccezionale, così come Marek Hamsik. Però parliamo prima di Caglione. Tu lo manderesti in panchina dando spazio a Gabbiadini? Ma sì, sicuramente, secondo me adesso Gabbiadini si è inserito alla grande, è in forma e vuole fare bene, ha voglia di giocare. Adesso secondo me è il momento che Gabbiadini scende titolare in campo, con un attacco con Higuain, secondo me già si trova una meraviglia, quindi non vedo perché non si dovrebbe farlo giocare all'inizio. Magari Caglione è un periodo un pochettino così, un po' sottotono, cioè stare un po' in panchina qualche volta non fa male. Magari tiri un po' il fiato, sei un po' più sereno, perché poi delle volte, sai, quando accumuli troppa tensione, troppe partite, magari hai anche bisogno di quella partita che ti lascia un po'. Però poi soprattutto una partita come l'Inter, che tutti quanti vorrebbero giocare, magari chi va in panchina ecco, rimane un po' deluso sicuramente, però ha voglia di mettersi in campo, magari una soluzione secondo tempo, può ritornare utile. Però io sinceramente in questo momento Gabbiadini lo metterei titolare inamovibile. Assolutamente d'accordo con te. Flash finale invece su Marek Hamsik, da capitano a capitano, che messaggio gli lanci per risvegliarlo un po'? Ma guarda, nessun messaggio, lui è un grande. Io ho parlato spesso di Marek, perché trovo che sia un atleta intelligente, una gran bella persona, però deve secondo me lui trovare dentro di sé quella motivazione, soprattutto perché ha tutto per tecnicamente, ha le caratteristiche per diventare un grande giocatore. Deve fare quel salto di qualità, gli manca qualcosina, gli manca secondo me un pochettino di quel carattere, di quella voglia di diventare leader, perché lui ha tutte le caratteristiche, un grande giocatore, come ho detto prima, un grande capitano, però quando io sento che praticamente gioca fuori ruolo, no? Sento tutte le discussioni di tutti questi grandi osservatori del calcio, però però ecco, può anche essere vero questo, però sai, oggi il calcio moderno purtroppo. Vino, ma se sai giocare a pallone, no? Me lo insegni, ecco, no, giochi. Sì. No, poi è come Gabbiadini, penso che anche Gabbiadini non gioca proprio nel suo ruolo, però tutto sommato quel golletto lo fa. Oggi non c'è più il come si giocavamo noi 20 anni, 30 anni fa, nel senso che c'era il portiere, il terzino destro, il terzino sinistro, il marcatore, il libero. Oggi praticamente il calcio è cambiato, quindi devi essere utile. Ecco, io prendo sempre ad esempio Insigne, che tutti quanti criticavano che Insigne praticamente facesse
un altro tipo di lavoro, a differenza di, del Pescara di Gemma. Il Pescara di Gemma, gli vorrei far capire, giocare in Serie B. Serie B è diversa dalla Serie A, poi è diverso da giocare a Napoli. Cioè, però vaglielo a spiegare, ci vorrebbero anni per fargli capire che cosa vuol dire giocare in Serie A a Napoli, giocare in B a Pescara. Insigne però intanto ha acquisito quel bagaglio di esperienze che gli mancava, soprattutto ha imparato a fare un tipo di lavoro dove ha fatto crescere questo ragazzo la convinzione nei propri mezzi, perché all'inizio è che andava un po' in difficoltà, però poi lui si è messo d'impegno, ha capito che Benitez chiedeva un certo tipo di lavoro, uno per dare una mano alla scuola, due per far praticamente crescere Insigne a livello tattico. Insigne poi fu convocato da in nazionale grazie anche a questo suo modo di giocare a Napoli. Sicuramente. E, secondo me ha fatto delle partite incredibili, ci ha fatto vincere, è stato bravissimo a difendere, è stato bravissimo ad attaccare, in tutta la fascia praticamente si dannava l'anno. Quindi per me Insigne è diventato un grande giocatore proprio perché ha capito che si doveva sacrificare, e calcio è questo, oggi il calcio è sacrificio, devi saper fare più cose. È uno che ha le caratteristiche di Amsic, secondo me deve cercare di trovare qual è la sua posizione, ma la deve trovare lui intanto. Ecco, magari anche se Benitez lo mette fuori posizione, lui tra questa grande tecnica deve sapersi gestire in questo. Però poi trovo anche eccessivo il suo fatto che ogni volta Amsic aspetta Amsic debba essere sostituito. Certo. No, sì, per me Amsic gioca sempre bene, ragazzi. Cioè, quando, tutte le volte che tocca il pallone lo tocca bene, lo gira bene, fa dei passaggi meravigliosi. Io non so cosa vogliono di più da Amsic, magari sì, certo, anzi tutti quanti ci aspettiamo qualcosina in più da lui sempre, ma non è possibile poi che a questo ragazzo chiede di troppo. Secondo me bisogna lasciarlo tranquillo, lui sta crescendo anche lui, se. Per capire anche un pochettino questi ruoli che a Benitez secondo me gli affida. Bene, così, come sempre. Ringrazio il mio caro amico Pino Batto, Antaglia la tela, grazie, per aver chiuso. Grazie a voi. Ciao, Pino, un abbraccio. Di Napoli, un abbraccio di nuovo, tanti auguri. Grazie Pino. Ciao Pino, grazie Michele. Ciao. Un abbraccio forte, forza Napoli sempre. Grazie a Pino Taglia la tela, e anche a Silver Mele, Paolo Del Genio, Livio Varriale, Rosario Pastore, Gaggio Rizzo e appunto Pino, che hanno arricchito la trasmissione di quest'oggi. Grazie a te Michele, grazie alla radio che ho ricevuto diversi auguri da parte di tutti, quindi veramente gentilissimi. Che dire, ci risentiamo lunedì. Sì, assolutamente, speriamo che mi facciano un bel regalo contro l'Inter. Buona giornata a tutti e buona continuazione con i programmi di Radio 1. Ciao Antonio, grazie ancora, tanti affettuosi auguri naturalmente anche a tutta la famiglia di Napoli Magazine. Non dimenticate, stasera su Giulì c'è Onda Azzurra a partire dalle 21.30 proprio con Antonio Perazzurro e anche con Livio Varriale, che abbiamo sentito oggi pomeriggio. Grazie a Sebastiano Fericella in console, pronti a cedere la linea d'ago per il pomeriggio di Radio.0. Buon weekend a tutti da Michele Sibilla, come sempre appuntamento a lunedì, e forza Napoli. Radio.0 ha presentato Napoli Magazine.